Buongiorno cari amici del canale Pedalando e Cucinando. Oggi voglio fare un piccolo video per rispondere a quegli amici che mi hanno chiesto un pochettino quale bici o accessori normalmente io uso per durante i miei viaggi in bici e soprattutto come partire o approcciare a questo tipo di viaggio, soprattutto per i neofiti, tutti quelli che vogliono iniziare a fare un viaggio in bici. Prima di iniziare, come sempre, voglio ricordarvi che di iscrivervi al canale e attivare la notifica per ricevere sempre l'aggiornamento sulla pubblicazione dei miei nuovi video. Nella descrizione del video troverete quasi tutti gli accessori che io andrò ad elencare durante questo video. Se c'è qualcosa che vi piace, non vi resta altro che cliccare lì e sarete indirizzati direttamente sulla pagina dove troverete la descrizione completa dell'articolo e anche il relativo costo. Il mio consiglio a tutti quelli che vogliono fare il primo viaggio in bici è quello di non lanciarsi in acquisti costosi. Partite con una bici medio-bassa, anche con i relativi accessori. Questo vi permetterà di capire se per voi questa è o no una passione. Avrete tutto il tempo poi per acquistare bici, accessori dedicati al vero cicloturismo. Adesso vi parlerò di come ho iniziato io, di cosa ho comprato io. Eccola qua, questa è stata la mia prima bici, questa è una B-Twin Rock Ride 900, è la bici che mi ha accompagnato per parecchi dei miei viaggi, è stata la bici che io ho utilizzato per il mio primo viaggio, circa 200 km fra Siena e Orbetello, trovate tutto il viaggio completo sul mio canale. Ci ho fatto il giro della Sardegna da Olbia a Cagliari, più l'ultima parte del viaggio tra Napoli e Reggio Calabria. È una bici interamente in alluminio, con forcella ammortizzata. Io quando l'ho comprata ci ho messo ovviamente il portapacchi posteriore, che è un accessorio che non esce insieme alla bici, ci ho messo naturalmente la borraccia, che è una spugnetta sulla sella, ho comprato poi il portacellulare, ci ho messo un pochettino la borsa per tutta l'elettronica e naturalmente le luci di segnalazione. Tenete presente che una bici del genere completa di accessori e tutto non arrivate praticamente neanche ai 500 euro. È una bici interamente in alluminio con una monocorona davanti. Naturalmente questo non vi permetterà di affrontare salite impegnative, quindi se decidete per questo tipo di bici scegliete bene il percorso, soprattutto quando se siete all'inizio. Naturalmente sul sito della B-Twin potrete trovare tutti i dettagli di questa bici e potrete capire se è una bici che fa o no al caso vostro, se no optate per una differente tipo di bici. Se poi dopo aver fatto i primi viaggi in bici capite che questo per voi può essere una vera e propria passione, a quel punto potete iniziare ad alzare un pochettino la vostra asticella ed cercare una bici più consona alle vostre esigenze. Tenete presente che la bici è un po' come un vestito, va cucita addosso, quindi non esiste una regola precisa. Fate come me, informatevi, cercate, ci sono decine di siti specializzati che parlano delle bici adatte al cicloturismo. Quello che dovete sempre tenere presente quando acquistate una bici di cicloturismo è che deve essere una bici più semplice possibile. È una bici che in qualsiasi parte del mondo voi vi troviate deve sempre permettervi di non rimanere a piedi. Quindi semplicità di utilizzo, semplicità nella riparazione e soprattutto robustezza. Ecco, io partendo da questi concetti ho optato per questa bici, la Salsa Marrakesh Drop Bar Brooks. Una bici che viene classificata come World Bike Tourer, cioè una bici per farci il giro del mondo. Ed ecco qui la Salsa Marrakesh Drop Bar Brooks, è una bici con telaio in acciaio cromoli, peso circa 13 kg, esce già completo dalla salsa con il portapacchi posteriore, tripla corona davanti. Io un pochettino ci ho messo i vari accessori, ho il doppio portaborracce, ho praticamente questo è il portacellulari, questo è il supporto per il mio navigatore della Garmin. Normalmente le luci, esce completa già della sella Brooks B17, che è considerata una delle selle più comode al mondo. Soprattutto voglio farvi vedere alcune caratteristiche di questa bici. Sul sito
del venditore troverete tutti i dettagli di questa bici, quindi non mi voglio dilungare. Vi faccio vedere però alcune chicche che riguardano questo tipo di bici. È una bici che porta naturalmente il cambio qui alla fine del manubrio, permette anche l'installazione delle borse da forcella, vedete qui ci sono tutti i fori per mettere il portapacchi. Il cambio è meccanico, vedete con il filo? Tutti i fili sono esterni alla bici, questo permette praticamente subito la sostituzione in caso di rottura di fili. La bici esce già accessoriata di due raggi di scorta, questo vi permetterà sempre di averne uno in caso di rottura a una delle due ruote, sia l'anteriore che la posteriore. Ma soprattutto porta un sistema molto importante, che sono questi due leverismi sulla ruota posteriore. Questo qui è l'alternator drop out. L'alternator drop out, nel caso di rottura del pendolino del cambio, agendo su questo leverismo vi permetterà di accorciare la catena, farà sì che la bici diventi praticamente una single speed, e questo vi permetterà poi di pedalare fino al punto dove potete riparare la bici più vicino a voi. Come avete potuto capire, le bici da cicloturismo sono completamente diverse dalla classica bici da strada, da competizione o da trekking che normalmente siamo abituati a vedere. Sono bici che prediligono la robustezza e soprattutto la facilità di manutenzione e di uso. Perciò guardate sempre questi dettagli prima di procedere all'acquisto. Questa invece è la mia borsa da posteriore della bici. Questa è una Back Roller Plus. È una borsa prodotta da un'azienda che si chiama Ortlet, da 40 litri di capacità, waterproof, quindi è impermeabile per tutte le cose che ci metterete dentro. Si monta direttamente sul portapacchi. È una borsa molto facile anche da estrarre e montare. Guardate come si estrae da vicino al portapacchi. Si vende solitamente in coppia. Esistono poi altri tipi di borse, come questa qua, sembra una Ortlet Cockpit, dove potete mettere un pochettino tutti i vostri accessori all'interno. Io qui ci tengo un pochettino le chiavi di emergenza per riparare la bici. Oppure questa qui, che è della Free Solder, dove potete mettere il cellulare e potete mettere un pochettino tutti i vostri accessori durante i vostri viaggi in bici. Se poi non vi volete proprio far mancare nulla, esistono anche le borse da forcella, quelle che si possono montare anteriormente alla forcella della bici. Eccole qua, le Fork Pack Plus della Ortlet. Sono borse che si possono montare direttamente sulla forcella anteriore della bici. Queste sono da 4,1 litri, permettono quindi abbastanza capienti da metterci parecchi degli accessori che vi serviranno durante i vostri viaggi in bici. Se poi al viaggio in bici cercate proprio l'avventura allo stato puro, quello che sicuramente avrete bisogno di portarvi sempre appresso è una tenda. Ecco quello che porto io durante i miei viaggi, la potete tranquillamente vedere su quando ho fatto il giro della Sardegna. Questa è una MSR Elisir 2, è una tenda 3 stagioni, 8 cm di colonna d'acqua, quindi vi permette sempre di rimanere all'asciutto. Il peso è di circa 2,8 kg, quindi la potete, non troppo pesante, la potete tranquillamente trasportare in bici sul portapacchi. Il fatto che sia per due persone, anche se siete da soli a viaggiare, è importante, perché una tenda leggermente più capiente vi permette durante la notte di tenere con voi tutte le borse e gli accessori e di non lasciarle all'esterno insieme alla bici. Naturalmente, se decidete di portare con voi la tenda quando siete in viaggio con la bici, scegliete un materassino comodo per le vostre esigenze. Qui il mercato offre tantissime soluzioni, io non perdo neanche tempo a descrivere, questo è quello che uso io, però come sempre decidete voi, scegliete quello che è più comodo a voi, ok? Mi raccomando, allora, se questo video vi è stato utile, scrivete nei commenti, potete scrivermi in qualsiasi momento qualsiasi informazione voi avete bisogno, io sono sempre lieto di rispondervi. Alla prossima, iscrivetevi al canale, eh! Tell me what you want.